Qualunque cosa la vita abbia in serbo per me, non dimenticherò mai queste parole. Da un grande potere derivano grandi responsabilità. È il mio talento e la mia maledizione. Chi sono io? Sono Spider-Man. Bene, prima di proseguire, vi faccio vedere. Ho sbloccato, diciamo, il bonus pre-order. Sì, ci ho sbagliato il menu. Nel quale adesso i costumi non lo so, io qua non li vedo, a meno che è un menu che si aggiunge dopo. Non lo so, vabbè. Comunque, nelle abilità, a quanto pare in questo pacchetto pre-order c'erano anche dentro 5 punti abilità. Che vabbè, io avrei evitato, di metterceli, ecco, però visto che c'erano li ho spesi e mi sono preso questa qua, che adesso praticamente tenendo premuto triangolo possiamo lanciare i nemici, quelli folgorati, quelle volte in ragnatela, insomma. Poi quella dopo, cioè che adesso la mossa di ragnatela atterra i nemici durante la fase di rotazione sgombrando l'area circostante, ovviamente, che mi sembra già più realistico, visto che prima, quando facevo roteare le cose, sì, barcollavano un attimo, non è che cadevano a terra i nemici. E questo già va bene. Poi mi sono preso che questa abilità incrementa la finestra temporale della schivata perfetta del contrattacco con proiettili di ragnatela, agevolando la loro esecuzione. Quindi, diciamo, schivo in maniera perfetta con più facilità. Ecco. E quella dopo, cioè che prima del colpo fatale, il tempo rallenta e mi fornisce un'ultima occasione per schivare, insomma, il colpo fine, il colpo fatale. Può essere usato però una sola volta per combattimento. Ok, ci sta, ci sta. Va bene, a parte questo, boh, so che c'erano 3 costumi, ma vabbè, magari verranno sbloccati più avanti, non lo so, poi al massimo do un'occhiata io. E adesso continuiamo, insomma, a volteggiare e dirigerci verso sì, la destinazione. Devo probabilmente farci un po' la mano. Ah, va. Sul lampione. Ok. No, è veramente bellissimo andare in giro. Cioè, io andrei in giro solo così per mezz'ora. Ma beh, non si può fare, ovviamente. Ecco, sì, poi approfitto per, insomma, parole. L'avevo già accennato nel precedente episodio, se per caso notate qualche mia mancanza dal punto di vista della conoscenza dell'universo non solo fumettistico in generale, ma di Spider-Man, quindi cattivi, così, è perché proprio io, diciamo, come fumetti leggevo solo Topolino. Mi è capitato qualche volta di leggere anche Spider-Man o cose così, ma proprio sporadicamente. Più che altro io puntavo e tuttora preferisco gli anime o comunque i video, ecco, i cartoni normali. Più che il cartaceo, ecco. Tutto qua, quindi anche Fisk magari, appunto, come ho detto, è un cattivo forse dell'universo Spider-Man, ma io, per me, cioè, io non lo so, per me no, cioè non lo sapevo, quindi ho fatto qualche gaffe, insomma, scusatemi, ma è una lacuna, è una delle lacune che ho, ecco. Non so se tra di voi c'è qualche fan, quindi sicuramente ne sa molto più di me. Allora, direi che siamo arrivati. Aspetta, qua. Oppla, non ci facciamo niente, no, infatti, posso anche buttare. Ok, dove devo entrare? Aspetta, così. Così, qua, ok. Scusa il ritardo, io... Ah, ci siamo cambiati? Wow. Ah, il dottor Octopus, sì. Mi pare. Si chiamasse. Ha iniziato senza di me. La direttrice della commissione sarà qui a momenti. Tranquillo, Parker. È una mia invenzione, direi che posso gestirla.
Il dissipatore. Accidenti. Ma sarà lui. Non dovremmo fermarlo. Sta venendo il dubbio. Non ancora. Resista. Dottor Octavius, tutto bene? Un altro imprevisto. Ma ci siamo. Siete feriti? No, ma è tutta colpa mia. I livelli di energia hanno superato le previsioni. Per certi aspetti è sicuramente uno sviluppo molto promettente. A giudicare dall'odore non si direbbe affatto. Glielo assicuro, la prossima Cerchiamo fase... Cerchiamo di non correre troppo. Possiamo discuterne da qualche altra parte. Prenditi la giornata libera, Peter. Ma... Ne parliamo dopo. Siamo tutti lì per niente. Per fermare, stop, vabbè. Che disastro. Perché non è intervenuto il dissipatore? Doc mi ha lasciato la giornata libera, ma devo capire cos'è andato storto. Sì. Scusate un attimo, però devo vedere nelle impostazioni. Ah, ecco, no, aspettate che rimetto. Esatto, no, mi sembra un po'... Perché normalmente metto un po' in equilibrio le cose, ma in questo caso... Magari è meglio che lasciavo tutto al massimo, ecco, mi sembra un po' basso, vabbè. Parte questa parentesi, con l'audio abbraccio. Sei in pessima forma, amico mio. Muovi braccio. Vediamo qual è il tuo problema. Octavius Industries. Esiti diagnostica, percorso servo meccanismo danneggiato, connessione servo motore, controllo voltaggio potenza. Cos'è, un minigioco? Il circuito è bruciato. Accidenti. Se fossi stato presente al collaudo me ne sarei accorto. Centralina energetica del braccio è danneggiata. Premi X per continuare. Crea una connessione tra il modulo iniziale verde e il modulo finale arancione. Premi X per continuare. L'arancione è la parte, ok, finale forse. Vabbè. Vediamo cosa ha. Ruota. Ma è bloccato. Ok, è bloccato. Rimuove. Io provo un po' così. Va selezionato forse, no? Ah, okay. Inventario. Ah, sono i pezzi che abbiamo a disposizione. Questi, ok. Ah, questi quindi non li possiamo toccare. Ok, anche questo è bloccato, va bene. Ma però possiamo inserirne di nuovi. Ok, va bene. Quindi se inserisco questo. Ah no, però non posso girarlo perché questo non si può muovere. No, facevo così. Vabbè. Allora. Vabbè, forse andava bene qui. So così. Però così, ma. Ah, ok. Così. Poi, 3, 2, ok, il numero che, di pezzi che abbiamo a disposizione. Ok, questo, ok. Beh, qui ci vuole questo. Ok. Qua ci vuole questo. Qui ci vuole questo e qua ci vuole questo, infatti. Ecco. A posto. Componente riparato. Beh, il primo. Okay, devo deviare il servocomando. Alcuni moduli del circuito consentono di stabilire connessioni solo da direzioni specifiche. Premi X per continuare. Ho capito, credo di aver capito, però... Allora... Se qua abbiamo questo pezzo che le frecce indicano vanno verso sinistra...
Mi sa che dobbiamo passare da qui. Allora, vediamo. Io metterei questo. Così, ecco, esatto, questo. Poi metto questo. Poi, guardate qua. Metto già qui. No. Aspetta, fammi vedere. Sì, ma posso girarlo? No, questo non va qua. Forse va qui. Vediamo, aspetta. No, 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 no. Vabbè, fa niente. Allora, mettiamo... Ah, forse questo qua. Aspetta, questo qui. No, vediamo. Esatto, esatto. Poi... Questo qua, sì. No, questo non ne ho più. Questo, probabilmente. Soltanto poi se sbaglio qualcosa. Esatto. Quindi i pezzi vanno usati tutti. Ok. 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 Procediamo oltre. Componente riparato, manca l'ultimo. E ribilanciare il voltaggio? Per impostare il controllo del voltaggio di potenza devi soddisfare anche il requisito di carica. Premi X per continuare. Requisito di carica, questo è nuovo. Beh. Alcuni moduli del circuito forniscono una carica positiva o negativa. Questo è già più complesso. Aspetta. Così. Voltaggio attuale. Negativo. Positivo. E qua? Ok. E non devo superare quelle tre indicatori lì. Cioè quel terzo è il massimo che possiamo fare. Forse vabbè. E sarà così. Ok. E così. Ecco. Bene, ripristina circuito. Ah no, ripristina nel senso che... No, ma così doveva andare bene, perché ho detto... Non ha fatto una piega. Aspettate. Forse qua rimuovo questo. Finito. Ah, ecco, ok. Ok, no, devo raggiungere il terzo indicatore. Va bene, ok. Ho più o meno capito. Tutte e tre fatti, mi ha riparato, giusto? Vediamo se funziona. Vediamo. Com'è nuovo? Si muove liberamente. Ma è un braccio artificiale, cioè nel senso, che progetto è? Oh, vabbè. Vediamo, scopriremo. Doc stava collaudando nuovi materiali per le protesi. Mi aveva chiesto di valutare il lavoro. Tanto vale farlo ora. Progetti di circuito ora disponibili. Va bene. Cos'è qua? Secondo me abbiamo esemplari di qualunque tipo esistente di protesi. Ispeziona. La nostra prima cavia volontaria, il caporale Texidor. Ha perso un braccio in guerra e non desidera altro che riabbracciare la figlia. Sì, protesi, ma forse... Cioè, reattive, non so. Va bene. Qua. Indica qualcos'altro. Stiamo provando a perfezionare la componente meccanica delle protesi. Meglio controllare il lavoro di Doc, non si sa mai. Questa stazione ti permette di lavorare ai progetti di circuito. Completa i progetti per ottenere punti esperienza e ricompense. Nel corso del gioco sbloccherai altri progetti di circuito. Ok, ma se io... Ce ne sono due disponibili adesso. Precisione attuatore. Doc okay. Puntava a migliorare la granularità dell'attuatore. Vabbè, sono tutti minigiochi. Vabbè, adesso li facciamo. Tanto non dovrebbe essere complicato, credo, Andiamo così. Questo così e questo. No. Cesso. Splendido. Reazione fluidissima. Ok, il primo completato. 200 esperienza. Forza minima presa. Vediamo di calibrare la presa della protesi. Allora. Che giro mi fa fare qua?
Sarà così. Così, ok. No, così, ok. Poi questo. Poi questo. Poi questo. Questo. E questo. Ok. Ora va meglio. Rinunceremo alla stretta di mano stritolante. Va bene. Ok, 400 esperienza così. Ma gratis, quasi. Beh, poi... altro sì. Aspetta qua. Oggi è il gran giorno. Il riesame per il finanziamento. Il lavoro procede a ritmo serrato. Non pensavo avremmo riportato l'attuatore tensile a un livello di tolleranza accettabile, ma par che quel ragazzo è portato per l'improvvisazione scientifica. Quando io stavo per ordinare un pezzo di ricambio fabbricato su misura, lui è tornato dalla ferramenta con una bottiglia di solvente e uno spazzolino. E in un attimo il problema dell'attuatore era risolto. Un genio. Un genio in ritardo cronico. Sì. Sono già passate le... Ma dov'è finito? Non può essersi dimenticato del riesame. Scusi se l'ho deluso, Doc. Eh beh... Spider-Man richiede tempo, ovviamente. Forza. Una doppia vita, insomma. Qua c'era qualcosa. Peter, grazie ancora per le revisioni a doppio cieco. Il riesame paritario è alla base della scienza stessa. Eppure... mentre lavoravo sulla nostra prova, una parte di me ha cominciato a chiedersi: è questa la soluzione migliore per l'impianto di nuovi arti? È strano, lo so, ma continuo a pensare che forse esiste un altro modo. Basta? Aspetta, fammi guardare bene. Beh, qua ci ritorniamo probabilmente, visto che abbiamo... Ah, no, questo non lo tocco. No, non voglio musiche strane. Cioè, belle magari, ma che mi fanno la segnalazione dopo. No. Ok. Dai. Usa spettrografo. Sostanza sconosciuta rilevata. Doc testava un nuovo materiale di contatto per le protesi. Il tuo obiettivo è identificare la sostanza ignota dal suo spettro di assorbimento. Premi X, ok. Usa i frammenti di sostanza per tentare di riprodurre le linee di assorbimento nello spettro. Usa L per muovere, X per raccogliere un frammento. Aspetta. Cioè, aspetta. Così. Ok. Questo, inserisci il frammento in uno degli spazi disponibili e tenta di riprodurre le linee di assorbimento. Ok, cioè questo va qua. Ok, che è uguale. Poi questo, vabbè, questi qua sono semplici, immagino. E questo. Ok. Sostanza identificata, composto di idrogel e polimeri. Composto di idrogel e polimeri. Resistente, ma dall'impedenza eccessiva. Suggerirò a Doc di cercare di meglio. Sono carini come minigiochi. Ok, devo andarmene prima di peggiorare la situazione di Doc. Sì, ma aspetta, nuovi progetti, c'era scritto. Ah, ok, altri minigiochi. Questa azione ti permette di lavorare ai progetti, va bene, come l'altro. Completa i progetti, va bene. Nel corso del gioco ne sbloccherai altri. Vabbè, facciamoli, che siamo qua. Tanto sono, mi sembrano semplici, almeno all'inizio. Ok. Mi chiedo cosa avesse in mente Doc. Allora, aspetta, questo va qua. No. Questo qui. Ok. Poi questo qui. E le due linee, queste. Perfetto. Magnifico. Poli di... vabbè, quello lì. Ok. Andiamo in pappino di mio. Ok. Un altro potenziale materiale di contatto per le protesi. Per alcune sostanze sconosciute è necessario incolonnare più frammenti. Ah, ok. Se due linee di assorbimento si sovrappongono, si combinano a formare una linea più spessa.
Ok, questo è già un po' pochino più difficile, però vediamo se riesco. Allora, uno sicuramente è questo. E manca l'altro. Aspetta, la linea. Vediamo, proviamo questo. No, infatti, però quello del più spesso non va bene, infatti. Allora... sì, qua già è un pochino... Ah, ho capito, no, questo è sbagliato. È così. E poi così. Ecco. Va bene. Poi... di là... Ne dà due... particolarmente spesse e una sottile. Allora, vediamo, uno mi sa che è questo e l'altro è questo. Ok, poi la sono tutte sottili, perché sarà così, sarà uno e così. Ecco, è un pochino, questo qua già un pochino più, devi ragionarci un pochino di più, però. Un reticolo polimerico di idrogel, promettente, sarebbe un'eccellente interfaccia. Ok, va bene, magari è qua che sblocchiamo i costumi, non lo so. Va bene, fatto. Allora, mi dice di uscire? Sì. Ma se io guardo lui... A quanti incendi siamo arrivati, Octavius? 3, 4? Si sente, sì. Dimostrano che stiamo compiendo dei progressi. La scienza sorge dalle ceneri del fallimento. Non ho mai visto vacillare l'ottimismo del dottor Octavius. Beh, a furia di tentare... uno... si demoralizza anche, Doc, se fallisce. Doc ha compiuto significativi progressi nel corso della sua carriera, ma la Oscorp gli ha sempre rubato la scena. Stavolta andrà diversamente. Che sia lui, non me lo ricordo il nome del dottor Octopus. Non so se è lui, magari. Vabbè. Una foto. La laurea. Quanto tempo è passato? Fu Doc a seguire il mio stage e a insegnarmi che si può fare del bene anche con indosso un semplice camice, non una calzamaglia. Forse anche di più. Eh beh, sì. Però con la calzamaglia sei più diretto. La tavola periodica, va bene. Sì, mi sa che è la tavola periodica, sì. Sa, giusto ieri abbiamo assistito a un'incredibile reazione a cascata nel ponte limbico. Ci servono risultati, dottore, non cascate. I risultati arriveranno, mi creda. I nostri studi diventano ogni giorno più promettenti. La reazione a cascata era incredibile. Vabbè, investitori che pressano. Va bene, dai, andiamo. Apri porta. Ok, mi alzo secondo loro, completato. Ok. Spider-Man, sono Yuri. Fisk è già arrivato a Riker? Niente Riker. A quanto pare merita un trattamento esclusivo. È nel raft. Ah, raggiungerà Scorpion, Electro e gli altri. Vi sarà grato. È in buona compagnia. Puoi passare qui al distretto. Ho un problema che richiede esattamente le tue competenze. Per te, Yuri, questo è altro. Arrivo subito. Sì, ma tutti insieme la vedo grigia, no, nera, anzi. Oddio. Un nuovo episodio dello show di James. Bug. Chissà cosa pensa il mio ammiratore numero uno della cattura di Fisk. Cioè, siamo nel vuoto, sospesi nel vuoto. Va bene. Bentornati a Solo i Fatti con J. Jonah Jameson. Discuteremo dei problemi che affliggono la città con il vincitore del premio Pulitzer... Due volte! E il due volte vincitore del premio Pulitzer, nonché direttore del Daily Bugle. E spingi il libro! Come sempre, ordinando il libro del signor Jameson, Spider-Man, pericolo minaccia, nelle 24 ore successive al programma avrete una copia autografata gratuita. Niente dediche personalizzate, non chiedete, non le faccio!
Benvenuti a Solo i Fatti con J. Jonah Jameson. Uno sguardo sulle minacce che nessun altro ha il coraggio di denunciare. Passiamo subito alle chiamate. Pronto? Non per fare polemiche, ma Spider-Man ha fermato Wilson Fisk e merita rispetto, no? Un boss della malavita in meno è un bene per tutti! Sì? Beh, dimmi, sei un agente di polizia? Un PM? O un giornalista con decenni di esperienza e diversi premi in bacheca come me? No, sono un idraulico. Ah, d'accordo. Allora aggiustami il cesso, chiudi quella fogna. Ora ti spiego come funziona la malavita. Quando un boss perde potere, ogni teppistello con una pistola, una tuta da ginnastica e una catena d'oro si convince di essere il nuovo padrino. Sta per scoppiare una guerra tra bande, ma quell'idiota con la testa di ragno frega qualcosa? No, lui pensa solo ad apparire in TV. Sì, ma almeno posso comprare tubi di rame senza pagare mazzette. Quindi finché la guerra non inizia, io sto con Spider-Man. Pensate. Che cambierà idea quando saliranno al potere tre mafie diverse pronte a farti pagare il triplo coi tubi o a spezzarti le gambe. Tanti saluti! Prima o poi, Jonah, dirai qualcosa di carino su di me. Sì, infatti. Prima o poi. Ah, ok, devo tenere premuto, è vero, R2. È bello. Mica brutto, Va bene, si parte il panorama. Sì. C'è un po' di indecisione qui. Aspetta. Ok. Non ha tutti i torti, però. Insomma. Ecco il distretto. Opla. Ora che non fumi più, che scusa usi con i colleghi per salire qui? Che sono stanca di vedere degli idioti. Ti capisco. Allora, perché hai chiamato? Per invitarmi al ballo della polizia? Hai un costume bianco e nero? Niente ballo quest'anno. Abbiamo speso tutto per la sorveglianza Oscorp. Ne è valsa la pena, no? Sì, certo. Fino a un'ora fa. L'intera rete è collassata. Ogni quartiere, ogni torre. Cosa? Dicono che qualcuno abbia sabotato il server centrale. Le torri sono offline. Una talpa? Forse. Indagherò più tardi. Per ora l'importante è riattivare le torri. Subito. E hai chiamato me? Oh, che dolce. Ho chiamato una persona di fiducia. E i segnali sono disturbati. Non sappiamo come fare. Adoro le sfide. Chi rompe paga. Pensavo ti fidassi di me. Ah, ho capito. Mi sa che queste torri sono come quelle di Assassin's Creed, svelano la mappa. Vediamo. I cavi in entrata sono invertiti. Astuto. Come riproduci l'ampiezza d'onda, cioè devo forse aspetta. Quasi replicare il segnale fucsia, aspetta. Ok. Abbiamo appena recuperato una torre. Opera tua? Non sono solo carino, eh? Qualunque cosa tu abbia fatto, puoi ripeterla sulle altre torri? Certo, ma per tua informazione, per riparare una torre devo sincronizzarmi al sistema. Ora dispongo di tutti i dati sui crimini della zona. Vedo un'effrazione qui vicino. Bene, ho delle pattuglie in zona. Lascia stare, vado io. Premere 3 per indurare i crimini in corso. Ok. Fallo. Guardami le spalle. Dubito che questi tizi abbiano perso le chiavi. Sì, ok. Premi triangolo, ok, preso un attacco alla tela. Nemici con armi da mischia possono parare la maggior parte degli attacchi, ma sono vulnerabili agli attacchi catapulta, alle ragnatele e agli oggetti da lancio. Ok. Poi aspetta, Ok. Aia. Madonna, è un po' che non combatto. Si vede, aspetta.
faccio. No, mi ha preso? Stavo schivando. Vabbè. Riproviamo. Allora. Ciao, uno alla volta, va, se no. E cavolo. Quello si è incollato al muro. Non ci arrivo lassù. Possiamo fare. Ok. Olè. Vai, finiamolo. Ok, tanto la vita ce l'abbiamo stavolta. E stavolta è andata meglio, dai. Quello a terra, eccolo lì l'altro. Aspetta. Facevo più forte. Te. Voilà. Ok, frazione interrotto. Gettoni qui. Ok, finito. Grazie mille. Ora visualizzo un'aggressione in quell'area. Sei fortunata, Yuri. In città c'è un detective segnato dalle avversità della vita, ma nobile nell'animo. Cosa? No, 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 no. Hai promesso che non l'avresti più. Spider Cop. Ti prego, no. Allora, aspetta. Abbiamo un punto abilità. Abilità. Con un punto. Ma io poi non me li ricordo tutte ste robe. Vabbè, io prendo questo, dai, lancio a tele così. Tieni premuto quadrato in aria per scagliare i nemici con un calcio in oscillazione. Se mi ricordo. Vabbè, adesso non funziona effettivamente. Però vediamo la mappa. Sì, vedi? Sì, va che mi ha sbloccato una. Sì. Ci saranno altre torri qua e dovrò cercarle e sbloccare così la mappa, insomma. Oh. Ok, andiamo a vedere l'altro crimine. Opla. Quindi sei tu la spia. Lasciami in pace. Sì, è lei. Ho detto di sparire. Ce n'è uno grosso, eh. Lasciatemi stare. Sta zitta, donna. Non toccatemi. Ma vabbè, ma devo fare quello che lasciatela dice. Stare. È Spider-Man. Ok, i colossi possono bloccare i tuoi attacchi in mischia. Sì, un po' come Fisk. Usa ragnatele e oggetti da lancio per renderli vulnerabili. Va bene. Sei in volo. Come lo colpi? Olè. Quello mi è riuscito. Poi. Vabbè. Ehi, madonna. Non so perché mi viene. Ah, ma sì, sapete perché mi viene con quadrato e schivare? Perché sto giocando a Kingdom Hearts, ovviamente. Lì si schiva con quadrato. E quindi mi viene. Olè. Aspetta. Aspetta, oddio. Aspetta, mi stavo bloccando. Ok. Così. Sì, meglio occuparsi di uno e finirlo e poi passare al prossimo piuttosto che fare un po'. Olè. Pum. Mi curo. Allora, lui come Fisk uguale sarà proprio debole magari, però no, non volevo beccare, volevo continuare a mirare a questo qua. Aspetta. Ok, perché ho schivato all'ultimo. Ok. Lontano, o l'ammazzo. Lasciami andare. Salvo l'ostaggio entro il tempo limite. Usa L per mirare a bersaglio e premere R1 per disarmarlo. Ecco. Bene, posto. Sì. Tutto a posto, madame. Sapevo che Jameson si sbagliava sul tuo conto. Sei un po' strano, ma di animo buono. Senti, ce l'hai un posto dove andare? So cavarmela da sola. Non ne dubito. Nel caso, comunque, puoi rivolgerti ad un luogo chiamato Fist. Lo conosco, ma non voglio la carità. Fanno le migliori torte di grano in città, credimi. Mamma le preparava sempre. Non ne assaggio una fetta da...
tanto tempo. Darò un'occhiata. Grazie, Spider-tipo. Mi chiamo Spider-Man. Lì potrei avvistare la prossima torre. Abbiamo ancora il costume strappato. Io volevo sapere se poteva cambiare. Tipo è molto in direzione del muro, quindi premi R2 per effettuare una corsa a muro. Sì, ok, beh, avevo visto comunque muovendomi. Così. Così, poi vado a incastrarmi. Tornando dall'alto, Spider-Cop volge lo sguardo all'obiettivo. Un'altra torre di sorveglianza. Ma stai parlando in terza persona? No, certo che no. Il capo sottovalutava Spider-Cop. Quasi lo considerava una mina vagante. Me ne sono già pentita. Che tipo. Va bene, siamo qua. Okay. Potrei modificare queste torri per intercettare altro oltre ai crimini. No, aspetta, devo allungarla. Ok. Sì, anche come Assassin's Creed, uguale, ci fa Bingo. Fare il giro. Ora le torri rilevano ogni segnale in radiofrequenza, tra cui uno qui vicino. Cosa sarà? È uno zaino. Andiamo a vedere. Olè, olè. No, meno male che la ragnatela è infinita, sì, ma è giusto così. Ma mi ricordo in un altro, forse in quello per PS1, c'erano tipo le cartucce, dovevi ricaricarti, però vabbè, meglio così. Dov'è? Qui, diciamo qui. Il tombino? No, cos'è? Dov'è? Qui giù. Ah sì, è qua. Uno zaino? È uno zaino. Oh wow! Uno dei miei vecchi zaini del liceo. Ci avevo nascosto una microspia. Chissà quanti ce ne sono in giro per la città. Trova gli zaini per ottenere gettoni zaino da utilizzare per creare equipaggiamenti migliori. Premi X per continuare. Mazza, quanti sono? Vabbè, io ve lo dico. Non ve li faccio vedere, ovviamente. Ma quando potrò, tra i fatti miei, figli, io li raccolgo tutti. Il girare per città, come avete capito, lo trovo veramente molto bello. Quindi... E non primo appuntamento, prima per guardare. Aspetta, ma sto guardando. Ah, con Mary Jane, forse. Fiorito, osteria. Lì c'è una rapina a pochi isolati. Spider-Cop in azione. Metà uomo, metà ragno. 100% poliziotto. No, sì, beh, è proprio così, Spider-Man, effettivamente. Se non ricordo male, è un po' particolare. Eccoci. No. La cassa è forte, forza! Ehi ragazzi! No! Spider-Man, spara! Ah, ciao, io vado subito con quadrato. Cioè. Si incastra nel semaforo. Non sembra però. Cioè, nonostante c'è l'indicatore, ma in questo caso non è apparso però, voglio dire. Cioè, io non l'ho visto. No, non c'è proprio nessuno. Vabbè. Ok, a posto. Aspetta, arriva qualcun altro. Ancora! Gente, dovreste riservare lo stesso impegno alla ricerca di un lavoro onesto. Sì, infatti. Olè, bombino. Anche le portiere, dai. Oh. Ecco. A posto, gettoni crimine, combattimento, bla bla bla. Ehi, Yuri, sto per riparare l'ultima torre di Chinatown. Sarà Spider-Cop a ripararla, semmai. Ho riflettuto, Yuri. Garantire l'ordine è un compito da giovani, ma Spider-Cop, ormai non è più un ragazzino. Le
stai per dire quello che penso. Da oggi, Spider-Cop è ufficialmente in pensione. Ah, oh, grazie a Dio. Datemi da bere. Berremo tutti insieme stasera, Yuri, brindando all'infaticabile Spider-Cop. Yuri? Yuri, ci sei? Messo giù. Si vede che l'emozione del momento l'ha sopraffatta. Eh sì. Aspetta, ok, così. Olè. Qua. Codifichiamo. No. Aspetta, ecco. Dove devono suonare per gli oggetti collezionabili e le sfide delle missioni secondarie. Eh sì, questo ormai l'avevo capito. Livello incrementato, livello 4. Più 5% velocità oscillazione. Accidenti. Non voglio che la gente faccia foto ai miei tre peli sul petto. Gli strumenti per riparare il costume sono al laboratorio. Chissà se Doc è già andato via. Ecco, forse adesso. Magari ripariamo il costume. Con la scusa di riparare il costume ci introducono nuovi costumi. Sarà sicuramente così. Beh, adesso dottore, vediamo. Com'è andata con la commissione? Mi spiace di aver fatto un casino. Niente affatto, Peter. Sono solo nervosi per l'imminente trionfo. Si calmeranno, come sempre. Torno al laboratorio per riordinare? No, no, stavo comunque andando a cena. Rimandiamo a domani. Una breve pausa prima di tornare a progettare il futuro. Quindi non c'è nessuno. Vorrei che l'ottimismo di quell'uomo fosse contagioso. Comunque per oggi è finito. Posso lavorare tranquillo al mio costume. Non c'è nessuno e quindi andiamo.